è scaduto e loro non possono fare la fanno la multa. No, adesso dice il ministero che in realtà non si deve fare la multa. Va bene, allora che facciamo di meglio così allora. In effetti la cosa crea un po' di confusione anche tra chi oggi al mercato apprende la notizia. Il Ministero dei Trasporti ha detto: sostare troppo a lungo in un parcheggio a pagamento non può essere motivo di multa, se prima si è pagato il ticket, ovvio, e lo si è esposto dietro il parabrezza. Quindi vigili o ausiliari del traffico non dovrebbero sanzionare, anche se si è sforato l'orario. Di questa dichiarazione del Ministero si dice sorpreso l'assessore Carrai, giusta in parte perché se qualcuno ritarda alcuni minuti ci vorrebbe un po' di tolleranza. Probabilmente il Ministero ha lanciato un segnale di mostrare attenzione su questa problematica, però occorrerà che poi lo corregga proprio per evitare che poi ci sia la giungla in città. Gli stessi automobilisti rischiano di diventare così stanziali, cioè non rimuoverebbero più l'auto. Il timore ora è quello di un diluvio di ricorsi. A me personalmente non è arrivata voce di ricorsi, ma sicuramente immagino già l'AUA che si starà preparando per predisporre e offrire i ricorsi ai propri associati. Una stoccata politica dato l'impegno del numero uno dell'associazione alle prossime elezioni. Intanto in piazza regna la saggezza popolare. Presta il fianco ai soliti furbetti che mettono magari 50 centesimi e lasciano la macchina 8 ore. Però magari lei mette solo 10 centesimi, 50 centesimi, sta tutto il giorno. Ancora meglio.